scopo dell'Università di Sassari è quello di analizzare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di nuovi alimenti all'interno delle produzioni dell'acquacultura. L'acquacultura può andare avanti soltanto se le imprese riusciranno ad abbattere i propri costi di gestione, soprattutto riguardanti l'utilizzo dei mangimi, che sono la voce principale che in questo momento sta affliggendo le imprese, non solo italiane, ma le imprese mondiali. L'acquacultura è la nuova chiave di lettura della produzione di pesce a livello mondiale, ma le imprese sono sempre meno a causa proprio degli effetti derivanti dall'eccessivo costo dei mangimi. L'utilizzo di mangimi alternativi può essere una soluzione sia in chiave sostenibile per limitare gli effetti ambientali derivanti dalla produzione attraverso l'utilizzo di farine di pesci, sia attraverso una diversa capacità delle imprese di affrontare quelle che sono le sfide quotidiane rappresentate dall'utilizzo di mangimi che oggigiorno non sono più sostenibili da un punto di vista economico.